Il Rimini cerca il pronto riscatto dopo la battuta d'arresto di Imola nel match interno con il Trestina. Gli umbri sono reduci da due vittorie di fila che li hanno fatti salire a quota 16 in classifica contro i 30 punti dei biancorossi, terzi in graduatoria a meno 3 dalla vetta. Muccioli deve fare a meno degli acciaccati Ambrosini, Mazzavillani e Buonaventura che parte dalla panchina. In attacco Cicarevic e Arlotti. Torna a titolare Valeriani. La partita. La maglia a scacchi c'è, ma è quella bianconera degli ospiti. Rimini in tenuta biancorossa. Dopo un paio di buoni cross da destra del Rimini, sono gli ospiti a rendersi pericolosi, con una ripartenza di Chiavazzo, che però perde l'attimo. Petti lo chiude. Al quinto i biancorossi chiedono un rigore per un tocco di mano in area di Ascione, dopo un colpo di testa di Viti. L'arbitro lascia proseguire. Il primo tiro della partita è di Righini da fuori area, al settimo, pallone a fondo campo. Al tredicesimo Mancinelli e Garbinesi rischiano di combinarla grossa, tergiversando prima di recuperare la palla nella propria area. Arlotti non riesce però ad approfittarne. Sul proseguo dell'azione, Pezzati consegna palla a Cicarevic, il cui tiro viene deviato da Mancinelli in corner. Al quattordicesimo, dal contrasto tra Brighi e Cordella, nasce un assist per Cicarevic, che va a segno. L'arbitro annulla per un fuorigioco inesistente. Al 22esimo, grande iniziativa a sinistra di Pasquini, che pennella al centro una cross col contagiri per il colpo di testa di Cicarevic. Garbinesi ribatte, riprende lo stesso Cicarevic che spara fuori. Al 25esimo ci riprova Righini da lontano, la sfera ancora lontana dal bersaglio. Al 29esimo Rimini vicinissimo al gol, Garbinesi smanaccia sul tiro di Cicarevic, cross di Cola per Arlotti, che centra il palo con una gran diagonale. La sfera rimbalza sui piedi di Valeriani, che mette a fondo campo ad due passi, ma era alzata la bandierina per la posizione regolare del numero 6 biancorosso. Al 33esimo, sugli sviluppi di un corner, Cicarevic si coordina nell'area piccola. La sua conclusione è salvata da Chiavazzo. Al 46esimo Guievra avanza e calcia dal limite. Il pallone è sibilalato di un niente. Si va all'intervallo sul punteggio di 0-0. Al terzo della ripresa numero di Guiebre, che a sinistra va via due avversari e mette in mezzo di classe. La difesa allontana. Riprende Righini, che conclude però oltre la traversa. Al quinto Valeriani avanza per vie centrali e calcia, pallone lontano dal bersaglio. Al settimo il Rimini passa, al termine di un'azione tutta in verticale. Valeriani per Cicarevic, assist perfetto per Arlotti che insacca l'1-0, primo gol in Serie D per il talento biancorosso che corre a festeggiare sotto la curva est. Al quarto d'ora il tiro cross di Marconi è insidioso, la sfera sorvola la traversa. Al 21esimo Guiebre guadagna la linea di fondo e sforna un cross teso che attraversa tutto lo specchio della porta. Al 26esimo Morvidoni di forza soffia il pallone a Variola. Villanova mette al centro. Ridolfi in acrobazia manda ad un soffio oltre alla traversa. Grande occasione per il Trestina. Al 28esimo Guiebre recupera palla e avanza. Il suo tiro viene però contratto da un difensore umbro. Al 29esimo Arlotti rende il favore a Cicarevic, consegnandogli un bel pallone in area, ma il numero 10 di Muccioli perde l'attimo e l'opportunità sfuma. Al 40esimo la diagonale di Marconi lambisce il montante alla destra di Scotti. Al 44esimo il Rimini raddoppia con Guiebre, che avanza e con un sinistro potente sul primo palo supera Garbinesi. 2-0 e secondo gol stagionale per l'esterno di Muccioli. Al 48esimo sul cross del neoentrato Maggioli, Petti spedisce fuori di forza facendo venire i brividi a Scotti. Primo corner della partita per il Trestina. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio, vince il Rimini 2-0, biancorossi secondi con 33 punti, a meno 1 dalla capolista Fiorenzuola.